Ciao, benvenuto in questo video. Oggi mi trovo disperso per le colline pinerolesi. Disperso perché in pratica a Pinerolo passerà il Giro d'Italia, stanno rifacendo la strada e quindi è pieno di cantieri e ho dovuto deviare per strade a me sconosciute. La mia intenzione è arrivare al CRO per fare un paio d'ore di enduro e poi tornarmene a casa, visto che nel fine settimana è prevista pioggia, quindi ho preso un paio di ore per divertirmi un po' e non lasciare la piccolina senza fare nulla. Diciamo ragazzi, ci è mancato poco. Porca troia, stradine così vanno fatte piano. Vanno fatte piano. Porca di quella puttana, che paura. Dopo lo spavento, il paesaggio. Mi trovo in una località sconosciuta, su una strada sconosciuta, in direzione Talucco, credo. Speriamo che non si rivelino sorprese come quelle dell'ultima volta. Se non hai visto il video, dove tra l'altro sono caduto anche ben due volte, te lo lascio qua sopra in descrizione. Bene, la ricerca ha incominciato a produrre i suoi frutti. Abbiamo trovato lo sterro. All'inizio di questa salita c'era un cartello con scritto U6. Magari andando ad esplorare troveremo anche un piccolo borghetto. E magari troviamo qualcosa di bello. Vediamo, vediamo. Sono proprio curioso, ai ramo, di scoprire cosa c'è alla fine di questa strada. Guardate che bei fiori. Sembrano delle orchidee, ma non ne sono sicuro. Se qualcuno di voi sa che fiori sono, me lo scriva nei commenti. Grazie. Eh sì, ragazzi, è un piccolo borghetto di montagna abbandonato. C'è anche un cane. Che spettacolo. Ciao, cuccioletto. Attento il cane, mi sa che qui è qualcosa di privato. Sì. Bello. Quanto sono simpatici sti cani. Eh sì, ragazzi, sono finito dentro qualcosa di privato. Mi sa che mi conviene girare e tornare indietro prima che mi spari qualcuno. Belli, guardate quanto sono gnocchi sti cagnolini. Cazzati neri ma belli. Siamo ritornati sulla strada principale che avevamo preso all'inizio. Vediamo dove ci porta. Qui la discesa si fa un attimino più tecnica. Un po' di dossi, un po' di sassi, un po' di radichette. E vedete, questa è una radichetta. Noi ci alziamo in piedi e continuiamo. C'è il ponticello con il ruscello. Salitina bagnata, salitina fortunata. Di nuovo un altro pezzettino un po' più tecnico. Niente di complicato, giusto due sassetti. Poi siamo in discesa. Non ci dovrebbero essere grandi problemi. Io in piedi mi ci alzo lo stesso. Altro tronco. Comunque la strada, ragazzi, è trafficata, perché ci sono tracce di mountain bike, tracce di moto, anche di macchine, quindi non dovrebbe essere una strada chissà che complicata. Guardate, un po' di gas per superare qua, è posto. Un po' di buchette. Piccolo pezzettino di off-road terminato, ora direzione Talucco e CRO. Abbiamo, come potete vedere, ripreso la strada asfaltata e ci vediamo più avanti. Continuiamo l'esplorazione. Adesso siamo direzione Borgata Cutas, che devo chiedere in giro, ma c'è qualcosa tipo con lo zodiaco, roba del genere. Chissà che cos'è. Cutas Zodiac Center. Chissà che cos'è. Ma a quanto sembra c'era scritto di un certo scultore Stefano Drago, e per visite guidate c'era un numero di telefono, quindi boh, che cosa sarà stato non lo so. Chiedo, vedo se trovo delle informazioni. Se trovo informazioni ovviamente ve le linko. Guardate che bel panorama, ragazzi,
Sembra di essere in altissimissima montagna. Ci sono anche le mucche. Salutate le mucche. Ciao mucche. Vetta velcro raggiunta. Perlomeno fino a dove si può arrivare con dei mezzi motorizzati. Perché poi alla nostra destra è parco e non ci si può entrare con mezzi motorizzati. Mentre adesso scendiamo a sinistra, andremo per Prammartino, eccetera, eccetera. Ancora un po' di sterratino. Facile, facile. E ne abbiamo ripreso questa bella stradina facile, facile, sterrata. Così che possiamo tornare indietro. Sterro preso, direzione Dubbione. Questa è un'altra strada che non ho mai fatto. Sembra molto semplice. Qui la strada si alterna a sterrato e asfalto. Evidentemente una volta c'era una strada asfaltata che poi piano piano è andata a perdersi. Vedete, tac, asfalto e di nuovo sterrato. Eccola qua, la mia mente bagata direbbe sali qua, ma siccome nell'ultimo episodio non abbiamo avuto grandi risultati, lasciamo queste strade alle moto da cross. Quasi quasi mi infilo qua. Eccolo, proprietà privata. Divieto di transito a posto. Bugia, potranno metterlo prima di mortacci loro. Che bei pratini verdi. Proprio da picnic, ragazzi, qui è proprio uno spettacolo. Dopo qualche chilometro di strada asfaltata, tutta bella bucherellata, siamo sopra la città di Porte. Città, paesino di Porte. Quella è la Valchisone che sale. Stiamo tornando indietro, costeggiando la collina sopra la Valchisone. Wow, ciao Cindy. E qui dove sono finito questa esplorazione. Un altro bel borghetto, ragazzi. Piccolo, carino, finito. Saliamo o scendiamo? Saliamo o scendiamo? Io direi saliamo. Tanto è presto. Vediamo dove ci porto. Che dire, che dire. Il paesaggio merita. Bellino. Strada priva di barriere e protezioni. Bene, perfetto. È quello che ci vuole. Ehi, lo sterro. Che carino. Saltino, ragazzi! Qui la strada si fa un po' più pietrosa, quindi andiamo un po' più piano, con calma, che le pietre sono infide e bastarde. Mamma mia che bello qua sopra. Credo che sia direzione Prammartino. Ah, finalmente un cartello. Vediamo cosa dice. Cosa dice il cartello? Tralala, tralala, lero. Allora, strada San Giuliardo, Fraita Prammartino a sinistra. Invece qua sotto Borgata Ciustranda. Destra Villar Perosa, ma no, Prammartino, direzione Prammartino. Siamo fedeli alla nostra prima impressione. Ah, la fanga, aiuto! Non mi voglio infangare, perché poi la fanga mi fa cascare. Bene, siamo quasi arrivati. Prammartino, Porte. Abbiamo anzi quasi rifatto il giro, ragazzi, abbiamo quasi rifatto il giro. E c'è il prato con le pecorelle. O saranno caprette? No, sono caprette, mi sa. Sono caprette. Sì, sì, sono caprette. Uppla, guarda la strada, sì. A guardare le caprette prendi un ramo in faccia un altro po'. Chissà se mi sono riandato a imbucare in una strada di merda. Speriamo di no. Ce l'ho come vizio, eh. Una mare di rami. Però questa mi pare un po' più battuta, eh? È una strada di merda anche questa, giro. Un altro cartello diceva mezz'ora a Prammartino. Ovviamente mezz'ora a piedi, perché i sentieri credo siano fatti per chi fa escursionismo.
queste stradine mi stuzzicano. Oddio quanto mi stuzzicano. Mi stuzzichissimano. Però sto da solo e non le faccio. Se no va a finire che poi rimango bloccato da qualche parte prima o poi. Andiamo sulla retta via e non la smarriamo. Mi sono sempre domandato cosa sia questa enorme struttura abbandonata qua. Saltino. Ecco. Oh, c'è qualcuno, così mi fermo e chiedo anche. Bene, ho parlato con un ragazzo che mi ha detto che quello era un albergo, che poi il proprietario l'ha lasciato così all'abbandono e quindi è diventato quello che è diventato, insomma, un rudere pieno di scritte. Sto cercando di trovare un bellissimo punto panoramico per fare un po' di riprese. Ah, eccolo, l'ho trovato. No, non mi dire, che culo ragazzi, manca a farlo apposta. Tac, che spettacolo. Bene, abbiamo fatto qualche fotina. Purtroppo ho ancora il telefono rotto, quindi l'ho dovuto fare con la GoPro, che le fa bene, ma poi abbiamo dei problemi per postarle, perché le devo scaricare sul telefono, che non mi legge il programma GoPro, perché ragazzi, cosa vi devo dire, un S3 un po' vecchiotto, e quindi mi fa fatica. Difatti su Instagram, e se ancora non lo fai, controlla il mio profilo, magari trovi qualcosa di interessante. L'ultimo video che ho caricato me l'ha caricato nero e quindi non va assolutamente bene. E non era il video che era nero, perché voglio dire, su Facebook è lo stesso video eppure si vede. Già che ci sei, se hai voglia, cercami anche su Facebook, Simone Bonini, vedi il mio bel faccione. Chissà che cos'era quel monumento, con una faccia di una donna, molto bello direi, molto bello. Però non si sa che cos'è perché non c'era scritta nessuna targa. E qui ragazzi, tutto un mistero. C'è l'hotel fantasma, abbiamo il monumento fantasma, e tutto un fantasma qua sopra. Credo che siamo alla Fontana degli Alpini. Qualcosa mi ricorda che sì, Fontana degli Alpini dovrebbe essere questo luogo. Lo ricordo perché l'ho fatto in mountain bike fino a qua, è stato un bel buchetto. Sì. Non è stato proprio facile. Bene, ora placidamente ce ne scendiamo. Tanto sarà tutta strada asfaltata. Io questa me la sono fatta venire su in mountain bike. Ecco perché ho comprato la moto. Chiaro, no? Sempre due ruote, ma vogliamo mettere. Dai, non scherziamo. Peccato che si sta un po' annuvolando, se no la vista sarebbe stata ancora migliore, ragazzi. Qua si vede anche un pezzo di chisone. Siamo tornati di nuovo a Pinerolo e quindi questo video pomeridiano esplorativo di enduro termina qua. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciarmi un bel like, perché è importante. I like, che ti iscrivi al canale, per me è molto importante, ragazzo. Se tu lo fai, io sarò un uomo felice. Non vuoi rendere felice qualcun altro? Non vuoi fare la tua buona azione quotidiana? Falla, metti sto like e iscriviti al canale. Per il momento è tutto. Dalla rotonda di Pinerolo, io ti saluto. Ciao!